Ciao, eccoci qui nel giardino dei box. Stiamo provando a fare dei mandala con i fiorellini. Vedete un po'? Qui stiamo provando con le margherite. I fiori gialli, non l'ho mai mangiato. Provate anche voi, se andate nel giardino, a provare a fare delle composizioni con i fiori. Noi stiamo provando a fare questi, poi vi mandiamo tutte le foto dei nostri mandala costruiti con i fiori. Potete provare anche con le foglie, con i sassolini e anche con i bastoncini, vero Gabri? Adesso vediamo, fai un bel cerchio, poi potete provare anche voi. Sì, potete provarlo a fare sia con quello che trovate in giro, oppure potete anche disegnarlo il mandala, giusto, Gabri? Ecco qua la produzione come va avanti, questi li abbiamo appena fatti, questi tre, e poi qua stiamo ancora creando, Noemi? Guarda, usando tutto quello che troviamo qua nel nostro corsello dei box, che ormai è diventato un bosco. Ecco qua il mandala che ha appena fatto Gabriele. Cos'è che abbiamo usato, Gabri? Abbiamo usato la lavanda, i fiori, il fiorellino smarino e poi abbiamo usato anche delle foglioline. Vedi, i fiorellini sono quelli del giardino della Diana che ho messo qui nel vaso, vedete un po'? Invece Luca, anche lui sta facendo il suo mandala con i fiori. Noemi ha aiutato Gabriele. E questo qua sono... Ma oh, com'è buio qua. Aspetta che mettiamo vicino il vaso di fiori così lo facciamo vedere. Eccolo qui, tutti i fiorellini del giardino della Diana. Eccoci qui nel giardino del condominio che stiamo provando a fare delle mandala con le foglie. Qui c'è anche Dora che ha fatto cadere Gabriele che sta giocando. Vedete? Abbiamo raccolto le foglie e poi le abbiamo incollate sul foglio. Vedete? Le abbiamo messe tutte in cerchio. Ora in centro ci metteremo i fiorellini, vero Noemi? Cerchiamo tutti i fiorellini gialli.